Un caro saluto agli amici del Cinema Rondinella. Prosegue la nostra rubrica di pillole di cinema e con essa anche il piccolo approfondimento dedicato al cinema di Martin Scorsese. Nella prima puntata abbiamo potuto riscoprire e quindi abbiamo parlato di Mean Streets. In questa seconda puntata parleremo di Taxi Driver. Titoli più importanti, celebrati, riconosciuti dal pubblico quando si parla del cinema di questo grande regista. La seconda metà degli anni 70 si apre dunque Driver, film del 1976, realizzato da una sceneggiatura di Paul Schrader, presentato al Festival di Cannes dove vinse la Palma d'Oro e a tutti gli effetti film che rappresenta un po' la consacrazione internazionale di Martin Scorsese, che in patria già aveva raccolto consensi. Scorsese è alla ricerca di conferme e possiamo dire che le trova anche grazie all'amicizia, alla collaborazione con Robert De Niro. In effetti, i film dal 76 all'83 sono quattro lungometraggi in cui De Niro è protagonista delle vicende dei film realizzati da Scorsese. Taxi Driver nel 76, New York, New York nel 77, Toro scatenato nel 1980 e Re per una notte nel 1983. Ma ciò che è importante considerare, sia da un punto di vista, diciamo così, della carriera di Martin Scorsese, che spicca il volo definitivamente, sia dal punto di vista della carriera di Robert De Niro. Negli anni 70 c'entra tutta una serie di progetti in cui è protagonista, finché diventeranno di culto. Basti pensare al Cacciatore, piuttosto che Gli ultimi fuochi di Elia Kazan, o ancora, giusto per stare no, in termini di grandi film, è il protagonista nel 1984 di C'era una volta in America di Sergio Leone. Ecco, bastano questi titoli per comprendere che siamo davvero a ridosso di un periodo fondamentale, tanto per il regista quanto per l'attore. Taxi Driver è quindi il titolo più rappresentativo della filmografia di Martin Scorsese. Perlomeno è il film che meglio riesce a far comprendere allo spettatore lo sguardo di Scorsese sull'uomo, sulla sua vita, sulla sua condizione esistenziale, sui suoi smarrimenti, le sue inquietudini esistenziali. È il film che, come dicevo, riesce a far comprendere lo sguardo cinematografico di Scorsese sulla solitudine. Travis, da Robert De Niro, è un reduce del Vietnam che inizia a lavorare come tassista di notte. Vengono fuori gli animali più strani la notte. Puttane, sfruttatori, mendicanti, drogati, spacciatori di droga, ladri, scippatori. Un giorno o l'altro verrà un altro diluvio universale e ripulirà le strade una volta per sempre. E in queste corse notturne, attraversando New York in lungo e largo, Travis fa i conti con la fauna che abita a New York e arriva ad augurarsi che prima o poi un diluvio universale possa spazzare via tutta quell'immondizia materiale e morale che ingombra appunto la sua città. È una sorta di angelo vendicatore Travis, perché a un certo punto nel corso della vicenda il suo equilibrio fragile verrà a mancare, crollerà e prenderà una decisione drastica e violenta che avrà degli esiti impensati. Il film, a distanza di 45 anni, resta uno dei più straordinari saggi di cinema sulla violenza e sulla vita notturna nelle metropoli. Iperrealista nello stile, malinconico nell'umore, beffardo nelle conclusioni, è un film che riesce a raccontare New York a partire dal suo sottosuolo. Travis è veramente un uomo del sottosuolo, un essere anonimo finito nel nulla della città che cerca appunto un suo luogo. E forse cerca anche di appropriarsi di un suo nome, di un senso, quindi. Il film, come abbiamo detto, mette in scena una sceneggiatura di Paul Schrader, che più volte ha dichiarato di aver voluto trasporre in ambiente americano Lo straniero di Camus, ma anche di essere stato ispirato dal primo romanzo esistenzialista di Sartre, La nausea. È un film da godere per la regia di Scorsese, dunque, la sceneggiatura di Schrader, l'interpretazione in stato di grazia di De Niro, ma anche
per l'accattivante fotografia di Michael Chapman, che lavora con maestria su motivi dell'acqua, di luci artificiali, del sangue. Film da ascoltare, ultima colonna sonora di Bernard Herrmann, grande collaboratore di Alfred Hitchcock, titoli di testa straordinari, la visione all'interno di questo taxi annacquata, confusa, si mette in scena fin da subito uno dei temi portanti del film.